Dopo qualche giorno sono andato a vedere cos'era accaduto nei vasi ed era accaduto qualcosa. Adesso vedrete. Buongiorno a tutti. Questo non è il giorno seguente a quando ho sistemato i vasi, ma sono passati 3 giorni, se non mi sbaglio. E quindi adesso andiamo a controllare il primo vaso, quello vicino al barile all'inizio dell'orto. Controlliamo, vediamo se c'è qualcosa. Non so se si riesca a vedere. Comunque c'è qualcosa. Adesso lo prendo, stando attento a non... lo sapevo. Vabbè, dopo sistemerò il foro. Allora, questa è la presa. Come vedete ci sono diversi ragni che non fanno la ragnatela, ma cacciano a vista muovendosi sul terreno, e molto probabilmente qui nell'orto hanno molte prede a disposizione. Oltre ai ragni, però, ci sono anche dei coleotteri che molto molto probabilmente sono degli arpalini. Vediamo, ma io libererei i ragni che si sono dei licosidi. Dopo, per la specie, bisognerebbe guardarli un po' meglio. Ok, mi serve un piatto dove svuotare il vaso che andrò a prendere proprio in questo momento. Ok, qua forse si riesce a vedere un po' meglio. Qua ce n'è uno che sta scappando. Non scappare. Molto probabilmente questi sono degli arpalini. E cioè dei carabidi, una famiglia di coleotteri. Alcuni purtroppo se ne sono già andati. Ok, questo è il primo vaso, adesso andiamo a vedere gli altri. Ok, siamo arrivati al secondo vaso e vediamo che dentro c'è qualcosa. Molto poco. Allora, mettiamolo fuori. Ok. Allora, dentro c'è un isopode che ormai è trapassato. Che è questo? Che è già comunque un ritrovamento diverso da quello dell'orto. Qui ci vorrà forse un po' più di tempo perché comincia a cadere qualcosa di interessante. Ok, adesso lo rimetto a posto. Ok, sistemato anche il secondo vaso e adesso procediamo verso il terzo. Abbiamo già visto che c'è comunque una differenza. Sull'orto abbiamo trovato diversi ragni e quegli arpalini, quei coleotteri, mentre qui abbiamo trovato un semplice isopode. Comunque, secondo me bisogna aspettare un po' di più per avere qualche bella caduta sul vaso sistemato tra gli alberi. Ok, siamo arrivati al terzo vaso vicino all'etamaio
E adesso andremo a vedere che cosa c'è qui dentro. Da qui vedo qualche ragno, che adesso andremo a svuotare il vaso per vedere se sotto la terra che è entrata c'è qualcos'altro. Ecco, la cosa migliore per guardare cosa c'è dentro i vasi è svuotare il contenuto su un panno bianco, una cosa del genere. Io adesso andrò a svuotare e vediamo che ci sono i ragni di cui vi avevo detto, che sembrano anch'essi dei licosidi. Vediamo se sotto qui c'è qualcos'altro. Ecco lì c'è un millepiedi, o forse è un chilopode. Non saprei dire la specie, dovrei controllare. Adesso controllerò. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, c'è un altro carabide che ama nascondersi, anzi, più di uno. Le morfospecie sul vaso dell'orto erano. Così a occhio erano due o massimo tre. Qui mi pare ce ne sia solo una. Ok, che cioè, ci sono solo due esemplari. Però comunque si ha una diversità rispetto al vaso dell'orto. Adesso tra qualche giorno tornerò a dare un'occhiata e vedremo se c'è stato qualche cambiamento.